Faccio un paio di domande così, un'osservazione prima. C'è una forte terminologia scientifica, la messo in rilievo. Poi ogni tanto emerge una, come dire, un'ibris romantica del tipo dove sei il mio cuore disperato, oppure il collo sotto le mie labbra tremanti. No? È forte come contrasto, è una scelta tipo di tonalità diverse per creare appunto un cortocircuito. O è che su momenti diversi. Allora, nel caso di dove sei, sì, nel caso del dove sei il mio cuore disperato, in realtà era abbastanza ironico, perché c'è questa, viene descritta quella che è una situazione, in realtà legata anche proprio alla società e a un preciso momento storico, che però viene anche trasceso, quindi non si riesce più a ricollegare in maniera diretta con il momento e l'episodio da cui poi sono partita. C'era questa volontà di anche ironizzare sul rapporto dell'io con la società. Questo dove sei il mio cuore disperato era quasi una frase che si può leggere sui muri, scritta così da un passante. E invece c'era anche questa volontà di opporsi a questo che invece poteva essere come, visto come una banalità, ma nello stesso tempo come anche un'esigenza di riconnettersi con una certa interiorità che invece di solito mettiamo da parte. E poi si ricollegava anche nel verso successivo la necessità in realtà di una rivolta nei confronti di quello che è il reale, come una volontà di cambiare le cose. Quindi si riconnette sempre nella stessa sezione in cui l'io cerca un modo di uscire dalla malattia, che è una malattia sia individuale ma anche della società, e viene Che visto. dal punto di vista del lettore che affronta il libro appunto per la prima volta, l'elemento esistenziale lo senti dal principio, no? Per cui un verso di questo tipo, prima che essere, come dire, letto in chiave ironica, lo leggi come voce interiore che si libera, diciamo così, di una sovrastruttura che è la società, che tu vuoi in qualche modo bisogna assassinare, la molecola, il corpuscolo, eccetera. Si è posta la questione della ricezione del testo, nel senso, ogni testo tu l'hai costruito in base a. L'hai costruito, no? Poi hai montato il libro e tu stessa dici è difficile ricostruire poi un percorso univoco senza crepe, perché è così, è inevitabilmente così, no? Però leggendo un libro di questo tipo, dove tu veramente, il lettore ne coglie, prima di tutto percepisce appunto la sofferenza, ecco. Quanto possa essere frainteso dopo la tua intenzione invece da poesia civile, cioè un'intenzione quindi critica verso il Sì, reale, no? Che ma pure c'è, però è meno percepisce meno probabilmente un lettore. Questa è la mia impressione, però non è che sia scientifico il mio discorso. no, perché effettivamente non volevo realizzare un libro di poesia civile, non c'era proprio questa intenzione. Anzi, non volevo mettermi sotto un genere di nessuna poesia in realtà. Non volevo essere, diciamo, classificabile. Il percorso che intendevo fare era un percorso personale che partiva sì da alcune esperienze biografiche, ma nelle mie intenzioni queste lasciavano una traccia anche molto forte, ma venivano in qualche modo trascese e potevano essere lette anche in maniera diversa da dei lettori. Poi io scrivendo questo libro non avevo in mente un pubblico di lettori precisi al quale indirizzarmi, perché non era appunto questa la mia intenzione. E il fatto che possano esserci molteplici chiavi di lettura, anche discordanti tra di loro, per me è un valore molto positivo, perché non penso che debba essere tutto ricondotto a una sola e unica interpretazione, e soprattutto nelle mie intenzioni deve suscitare anche una volontà da parte del lettore di ricostruire un percorso e di tracciarsene anche uno personale. Quindi quello che io ho fatto è un percorso personale, ma volevo realizzare comunque un oggetto, una struttura che
che potesse essere poi interpretata da altri in maniera diversa. E appunto questo, l'elemento anche di terminologia scientifica, per me è sempre stata un'esigenza, anche una volontà di legarmi a qualcosa di reale e tangibile, di chiamare le cose con il proprio nome esatto, e proprio anche una necessità di interessarmi anche ad ambiti diversi che non siano soltanto quelli della letteratura, anzi credo che la letteratura debba nutrirsi di molto altro. Penso che una persona che scriva deve necessariamente avere un'infarinatura di diverse cose, deve essere innanzitutto curiosa. E poi questa esigenza anche di utilizzare termini scientifici è anche legata al fatto di trovare un ordine, dare un'ipotesi di un ordine possibile del caos, del reale, che è un ordine che nella mia intenzione non deve essere in nessun modo autoritario, ma personale, e debba costituire un processo di, anche questo, di ricerca, di consapevolezza. E questo. D'accordo, perfetto. E in qualche modo lo annunci già dall'inizio del libro, quando dici appunto mi hai scritto di un linguaggio inventato, invece io preferisco la scienza, no? Lieve dello sguardo, la prossemica infranta, la limatura del corpo, la sospensione dei sensi. Questa è la porta, diciamo, dell'inferno in cui entrerà poi. E anche, come hai detto prima, già dal principio, c'è l'idea che corpo, pensiero e linguaggio si incontrino, no? Parli di la mia dieta quasi ascetica ti impone la fortificazione della mente e quindi della parola, no? Una lingua che vuole essere assolta. In che senso assolta? La lingua assolta nel senso di una lingua che viene giudicata come non colpevole, e soprattutto è una lingua che è sciolta, quindi libera di dire, e non è più trattenuta da timori, da paure, e che finalmente prende la forza e il coraggio di esprimere quella che è una sua visione. In questo caso la lingua assolta, e non è un caso che appunto sia il titolo della prima sezione. È soltanto appunto sciogliendo la lingua, dichiarandola innocente e quindi capace, e dargli la possibilità di esprimersi, inizia poi il percorso che viene compiuto nel libro. Quindi per questo.